Bentrovati amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Ormai sono le giornate clou della Settimana Santa. Oggi si parla la giornata di oggi viene chiamata la giornata dei sepolcri, e in questa giornata ci sono anche dei riti particolari, come per esempio quello della lavanda dei piedi. Ricordate Gesù quando andò a lavare i piedi nel Tempio, e quindi tutto questo ha un significato religioso particolare che viene seguito con grande partecipazione dai fedeli. E noi eravamo in cattedrale, ora vedrete le immagini, un'ora in chiusura, eravamo in cattedrale proprio per seguire questo rito che è stato celebrato dal vescovo di Ragusa, Monsignor Cutitta. Vi ricordo che il messaggio del vescovo verrà trasmesso sabato sera, come ogni anno è tradizione, e per chiudere il nostro telegiornale quindi avremo due fasi. Una è quella della, vedrete queste immagini, del rito con la registrazione così integrale, ma prima di questo manderemo in onda la chiacchierata con il professore Gaetano G. Cosentini, che ci parlerà questa volta delle tradizioni gastronomiche che sono molto molto importanti dalle nostre parti. Va bene, chiudiamo con la questione Pasqua e invece andiamo a fare un passo indietro, che è il passo di tre giorni fa, quando abbiamo intervistato un rappresentante della Lega qui a Ragusa. Avevamo fatto cenno di questa, si chiama Di Giacomo, che era stata presentata insieme a Massimo Iannucci, che aveva annunciato il suo passaggio alla Lega, e siccome questa intervista l'avevamo già registrata e per due giorni l'abbiamo rinviata per motivi di tempo, ecco dunque sentiamo questa, diciamo, rappresentante della Lega ragusana che presenta la sua, diciamo, idea nel politica per la Lega. Vediamo. Graziano Di Giacomo, presidente del Circolo di Ragusa della Lega, una domanda fatta già a Massimo Iannucci, cioè l'accoglienza del popolo ragusano nei confronti di questo simbolo, di questo partito che, insomma, tradizionalmente non è mai stato famoso per essere tenero e gentile nei confronti del popolo del sud. Una parte, direi, del popolo del sud, perché poi negli ultimi anni abbiamo visto che le cose sono cambiate parecchie proprio per la gente del sud. La Sicilia, essendo una terra così di passaggio, è stata tra le isole più colpite appunto dall'avvento dell'immigrazione. Anche noi a Ragusa abbiamo pagato a caro prezzo, e quindi la città, onestamente, secondo me, vede di buon occhio. Parlavamo prima fuori dai microfoni del tesseramento, insomma, le operazioni tipiche poi di un partito per costruire una base. A Ragusa come sta andando? A Ragusa sta andando benissimo, diciamo che sono arrivate circa 3.000 tessere per tutta la regione, la provincia di Ragusa ne ha avute 200 e oltre 60 sono state piazzate sulla città di Ragusa, su questo comune. Beh, direi che è uno dei comuni che ha più tesserati in provincia. Quindi tra tesserati e magari non iscritti, è un bel gruppo. Sì. State costruendo una buona base. Un'ottima base, assolutamente. Come vi state preparando ad affrontare, cioè, l'imminente campagna elettorale? Insomma, domani si chiudono le liste, dove si comincia effettivamente a fare nomi e tutto il resto. Sarà sicuramente un lavoro di squadra, quindi innanzitutto ci riuniremo tutti, quindi io come presidente del circolo del comune di Ragusa e i presidenti degli altri comuni, tutti insieme stabiliremo quale sarà il candidato da appoggiare per queste europee. C'è Salvini che è capolista, ovviamente quello. Dopodiché noi appoggeremo sicuramente uno degli altri candidati. Va bene, la Lega
avrà certamente un risultato importante a queste elezioni, perché ne abbiamo già parlato, è il momento delle formazioni politiche che guardano molto all'interno, i famosi sovranisti, ma è accaduto un po' da tutte le parti. Perché? Perché raggiungere una quota di benessere nella comunità europea, che grazie anche alla comunità europea, perché non ci dobbiamo dimenticare di questo, fa sì che ognuno vuole in qualche modo difendere le proprie posizioni, e per difendere le proprie posizioni accade che bisogna avere anche la forza elettorale e politica, e su questo giocano quelli del movimento della Lega, ma non solo, anche altre formazioni politiche, e quindi sicuramente avranno un successo anche a livello europeo, ma non ci interessa. Cambiamo discorso, invece parliamo di mazzette, perché a me pare che le mazzette sono ovunque. La notizia di qualche giorno fa è che anche all'università di Ragusa qualcuno aveva preparato, come si dice, il pacco per scegliere dei professori, e questa non è una bella cosa, addirittura hanno condannato un paio di persone proprio per questo. Se andiamo per esempio a Roma vediamo che ci sono pressioni per tutto quello che è l'amministrazione, e il sindaco Raggi ha problemi, e ora l'ultima arriva qua in Sicilia. Questa è un po', lo sappiamo che è sempre stato così, ci sono le mazzette sull'energia alternativa, soprattutto quella che sono i pali eolici e compagnia bella. Il sindaco di Salemi allora si chiamava Sgarbi, Vittorio Sgarbi, ricordate la sua esperienza sindacale a Salemi. Bene, lui aveva denunciato che la gestione di questa energia alternativa era purtroppo in mano alla mafia. Questo era un fatto assolutamente, allora fece scalpore, ma era un fatto accertato. Così come la mafia gestiva per esempio i pascoli, nel Parco dei Nebrodi, ma come, la mafia che è pecora? Però lì ci sono i soldi, perché dove ci sono i soldi è facile arrivare a accordi vari. Ora, cosa si è scoperto? Che nell'affidamento degli impianti ai privati del settore dell'ambiente e dell'energia, la regione si trova nuovamente al centro di una complessa inchiesta giudiziaria da parte che parte dall'eolico. Non si può più stare a guardare, dicono quelli del 5 Stelle. Ci aspettiamo che questa volta almeno Musumeci faccia sentire la sua voce e avvii rigorose e puntigliose indagini interne. Un palo eolico costa un paio di milioni di euro, da 1 a 2 milioni di euro, quindi siccome i parchi eolici hanno 40-50 pali, sono investimenti da 40-50 milioni. Allora, non c'è dubbio che 40-50 milioni fanno venire la voglia a chiunque di ragionare in un certo modo. Quindi a questo punto dice bisogna assolutamente intervenire, così come bisogna intervenire sulla questione degli smaltimenti della spazzatura, perché Piero Bon ci ha informato che il piano dei rifiuti siciliani non era così cattivo come sembra, ma anche lì, se non riusciamo a trovare soluzioni tipo gli inceneritori, è difficile cavarsela. Tutto questo porta alla questione economica. Infatti ieri siamo andati a seguire brevemente un convegno che fa riferimento ai contratti di lavoro nel mondo dell'edilizia, perché ieri abbiamo anche fatto vedere questo compleanno dell'ANCE, l'associazione dei costruttori edili, che compie 50 anni e che sta facendo una specie di campagna di sensibilizzazione, perché come abbiamo detto con l'intervista a Giuseppe Guglielmino, il fatto di essere insieme di una associazione
che quindi guarda molto più al di là dell'interesse di un singolo e quindi di un'intera categoria, questo riesce a dare forza contrattuale maggiore sia con le istituzioni, fra le imprese, e quindi è un fatto assolutamente positivo. Ed è infatti una richiesta, dice, iscrivetevi all'ANCE perché più sono gli iscritti più l'ANCE è forte, l'unione fa la forza. Però è importante capire che rapporto c'è nel mondo delle costruzioni con i lavoratori, gli edili, quelli che vengono chiamati gli edili, parliamo di rapporti di lavoro, e l'incontro di ieri aveva proprio questa finalità, chiarire questi punti. Vediamo cosa ci dice Teresa Guannuccio. Con l'ingegner Fabrizio Chessari, presidente Cassa Edile Ragusa, noi parliamo proprio di rinnovo contratto edile. C'è anche l'ANCE, qui organizzato anche dall'ANCE, dai consulenti del lavoro, insomma vogliamo toccare i punti più importanti di questo rinnovo contratto, quali sono i vantaggi, le luci, le ombre? Certamente, innanzitutto prima dobbiamo dire che cos'è il sistema Cassedile. Il Cassedile è un ente bilaterale che è stato costituito alla fine degli anni 60 per la lungimiranza della parte datoriale, i costruttori che oggi aderiscono all'associazione costruttori edili e le organizzazioni sindacali rappresentate dalle tre sigle CGL, CISL e UIL. È un ente bilaterale paritetico, quindi diciamo che le decisioni vengono prese collegialmente, è composto da un organo di gestione composto da 12 componenti, di cui 6 di espressione sindacale e 6 di espressione datoriale. La Cassa Edile funge da ente per erogare le prestazioni ai lavoratori e alle imprese. E quindi con la contribuzione che viene stabilita a livello nazionale, quindi con la contrattazione nazionale che l'ultimo è stato sottoscritto il 18 luglio dello scorso 2018, e poi viene governato, viene gestito anche dai contratti integrativi provinciali che vanno poi ad integrare le regole minime stabilite a livello nazionale. E l'ultimo contratto nazionale ha voluto porre dei limiti forti sulla spesa corrente degli enti bilaterali e soprattutto ha puntato al miglioramento dei servizi da erogare alle imprese e soprattutto ai lavoratori. Infatti col nuovo contratto sono stati istituiti parecchi fondi, il cui il più importante è un fondo nazionale sanitario che vada a sostituire il ruolo delle casse edili. Basti pensare che in Italia le casse edili sono superiori a 100, sono addirittura forse arrivano a 108. Alcune piccole casse edili oggi non hanno neanche la sostenibilità economica per gestire la stessa struttura. In un momento così triste, la congiuntura economica, anche i nostri vertici nazionali hanno deciso di porre un freno ai costi di gestione, mettendo dei limiti e soprattutto cercando di migliorare le prestazioni a favore dei lavoratori e delle imprese. Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Ragusa, la dottoressa Giusi Saraceno. Allora, parliamo dell'importanza di questo seminario che vede insomma tanta carne al fuoco, nel senso che ci sono contratti collettivi nazionali sul banco, che ci sono diverse tematiche che state sviscerando. Sì, insieme ai nostri operatori o cooperatori della Cassa Edile abbiamo visto questo rinnovo contrattuale in maniera positiva. Perché? Perché effettivamente pare che all'interno di un'evoluzione nazionale poi riportata sul territorio si è guardato non solo alla parte dei lavoratori, che di solito è quella magari più debole e quindi dove i sindacati premono di più, ma anche a quelle che sono eventuali parti datoriali, e quindi l'ANCE nazionale ha insieme al sindacato dei lavoratori provato a fare un contratto che dia sì delle prestazioni ai lavoratori ma anche degli aumenti a livello di reddito per gli stessi, ma anche delle prestazioni per gli imprenditori che comunque operano in questo settore. Oggi questa giornata infatti è stata voluta dai tecnici per cercare poi di mettere insieme e fare una quadra tra quelle che sono le prestazioni e le agevolazioni per le imprese. Vicepresidente della Cassa Edile, Carlo Spinello, vogliamo fare il punto velocemente sulla situazione dell'edilizia in questo momento, che comunque da anni è quasi ferma, insomma in stand-by. E sull'importanza di questo seminario formativo, di questo incontro, di questa trasmissione del contratto collettivo nazionale.
Allora, l'edilizia non è ferma, sta andando indietro, nel senso che il nostro settore dal 2008 ad oggi perde il 10% degli addetti tra imprese e lavoratori. La situazione nel nostro territorio è alla luce, sotto la luce di tutti, insomma, siamo fermi, non ci sono cantieri, stiamo aspettando nella ripresa a pieno titolo della Siracusa Gela. Speriamo per la Ragusa Catania che ci possa dare un piccolo sbocco di ossigeno. Grandi opere pubbliche. Grandi opere pubbliche. Il privato in questo momento fa pochissima cosa perché, ripeto, già la situazione Nazione Italia non permette. Siamo un popolo di disoccupati, quindi comprare il nuovo significa avere una busta paga, significa avere un lavoro per poter programmare un futuro. Quindi speriamo che il governo cambi questa tendenza, cioè investa sul lavoro e in particolar modo sull'edilizia, che da sempre, storicamente, nelle grandi crisi, si è sbloccata l'edilizia, si è sbloccata l'economia, perché un edile fa lavorare almeno altre sei dell'indotto, tra idraulici, elettrici, eccetera. Per ritornare al convegno, invece, riteniamo opportuno che la Cassa Edile incontri i tecnici del settore, quindi i consulenti che aiutano molto le imprese, perché molte imprese non sanno che hanno anche delle prestazioni, delle agevolazioni, e versando i contributi alla Cassa Edile hanno diritto anche loro a delle prestazioni. Non solo doveri, insomma. Non solo doveri, ma sì, ma anche diritti. Sì, anche diritti, quindi molto spesso non lo si sanno, non si sa accedere, quindi è giusto un po' collaborare con chi aiuta le imprese al fine di poter salvaguardare le imprese, perché la Cassa Edile poi è un soggetto in cui le imprese e i lavoratori sono assieme proprio per fare rete, squadra e andare avanti insieme. Quindi dà molte prestazioni sia ai lavoratori ma anche alle imprese, quindi è giusto che lo sappiano anche i consulenti per agevolare questo percorso. Francesco Cascone, segretario generale della filea CGIL Ragusa. Allora, Cassa Edile, parliamo delle novità operative, in linea generale ovviamente. Allora, la Cassa Edile è stata fondata nel fine anni 60, all'inizio anni 70, ed è stata fondata per dare prestazione sia ai lavoratori che all'impresa. Infatti oggi siamo nell'ultimo contratto che si è siglato a Roma a livello nazionale, si sta dando più servizi ai lavoratori, più prestazioni ai lavoratori, più servizi alle imprese e meno spese per l'ente di gestione, perché noi ancora oggi vogliamo fare capire che l'ente bilaterale, che è la Cassa Edile, serve solamente per incrementare le prestazioni ai lavoratori e per fare incrementare qualche cosa che possa aiutare a loro e le loro famiglie e anche alle imprese, perché giustamente le imprese hanno lo stesso diritto, perché il 50% ciascuno, 50 lavoratori e 50 imprese, che anche loro devono aiutare alle imprese che sono in difficoltà, e nello stesso modo ci siamo trovati in sinergia per fare questo contratto, perché questo contratto oggi serve specificamente per aiutare loro, le imprese e i lavoratori. Questa è Teleiblea. Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. Alla Farmacia Falcone, oltre ai consueti farmaci da banco e su prescrizione, troverete i migliori prodotti per la cura del vostro corpo e per tutte le età. Segui ogni venerdì nell'indice i consigli del dottor Giummarra della Farmacia Falcone di via Falcone 99 a Ragusa. Centesimo, ogni giorno un gran risparmio, centesimo,
benissimo. A proposito di lavoratori, questa è la cosa è seria, ci è arrivato un comunicato dell'INPS a livello nazionale che ci dice che sono state presentate quasi sono state elaborate 700.000 domande di reddito di cittadinanza a fronte di 806.000 richieste che sono state presentate entro il 31 marzo. Sono state elaborate circa 681.000. Di queste 488.000 scocci sono state accolte, mentre 186.000, il 27%, sono state respinte. Quindi sulle domande il 72% accettato, quasi il 28% respinte. Il 27%, l'1% sono in evidenza perché necessitano di una istruttoria diversa. Delle domande residue, 44.000 saranno definite entro questa settimana. Insomma, che vuol dire? Che si sta lavorando tantissimo. Secondo il problema dell'ISEE, tutto questo sarà lavorato entro la fine del mese di aprile. Stimando anche le istanze in evidenza, si conferma a una le percentuali di accoglimento. Con le pratiche restanti, sia pure alta, resta più o meno intorno al 75%. Cioè il 75% delle domande sono accolte come media. Il reddito di cittadinanza. Io avrei preferito delle incentivazioni alle aziende, però il reddito di cittadinanza è quello che è. Va bene. Ora andiamo a parlare di AISM, perché anche ieri non avevamo avuto il tempo di parlare di finire le interviste con gli ospiti dell'appuntamento che era stato organizzato all'ASPE di Ragusa, e quindi ora sentiamo queste due interviste su questo importante laboratorio a disposizione di chi ne ha bisogno. Vediamo. Dottor Giovanni Scuderetti, presidente AISM, provincia di Ragusa. Allora, finalmente finiti i viaggi della speranza, o comunque continui i viaggi per i farmaci, per chi è ammalato di sclerosi multipla. Sì, con questa innovazione presso l'ospedale Guzzardi c'è il centro sclerosi multipla che viene da oggi abilitato alla distribuzione di farmaci di seconda linea, cioè i più innovativi, quelli che vengono seguiti con particolare attenzione, con delle tecniche particolari, e questo quindi consente agli ammalati di curarsi in loco senza doversi allontanare. Dedico due minuti alla nostra associazione, la sezione di Ragusa, di cui io ho l'onore e l'onore di essere presidente, è stata finalmente normalizzata negli organi statutari, perché fino a ottobre era commissariata. Abbiamo dei programmi per cercare di migliorare i servizi ed ampliare le attività, e quindi speriamo di andare avanti. Dottor Antonello Giordano, responsabile dell'unità operativa complessa di neurologia dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Allora, un passo avanti per quanto, un passo da gigante per quanto riguarda la sclerosi multipla. Vogliamo parlare un attimino di dati. Nella nostra provincia quanti si sono ammalati, quanti sono alla prima fase, quanti alla seconda fase? Insomma, vediamo un po' di fare il punto. Ma noi da un paio d'anni abbiamo istituito un ambulatorio. Abbiamo un database, abbiamo istituito anche un database, naturalmente siamo quasi a 150 pazienti, ma i dati non sono questi, i pazienti sono molti di più, e speriamo con questo nuovo decreto, quindi con la possibilità della prescrizione dei farmaci di seconda linea, di riportare in provincia i pazienti seguiti altrove, quindi sicuramente saranno più di 200. Sono numeri destinati a salire. Alcuni magari sono già in SM, nel senso soffrono già di questa patologia, però magari non lo sanno. Sì. Alcuni non lo sanno, altri non sappiamo che hanno la sclerosi multipla e vivono in provincia, perché sono seguiti in altre province. Quali sono le altre province che si sono occupati di questa diagnosi e poi anche cura? Catania,
Cefalù, Palermo, Messina, vabbè, sede universitaria, ma un centro di sclerosi multipla regionale di riferimento è in ogni provincia. C'è il centro già attivato come il nostro da diversi anni, come in provincia già c'è, in altre province ancora non è attivato, però in teoria un centro di riferimento c'è per ogni provincia. Quindi adesso con la prescrizione, insomma, dei farmaci, la distribuzione dei farmaci di secondo livello, ecco, come dicevo in apertura, un passo da gigante. Sì, sì, sì. I farmaci, la regione, i farmaci per la sclerosi multipla sono stati sempre divisi in due linee, definiti prima linea e seconda linea. Prima linea i farmaci, chiamiamoli storici, per la sclerosi multipla, gli interferoni soprattutto, qualche farmaco nuovo, e i farmaci seconda linea che sono i nuovi farmaci che hanno un profilo diverso, un'efficacia, sono molto più incisivi ma naturalmente aumentano gli effetti collaterali, devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza. L'avere noi la seconda linea ci permette di avere tutte le cartucce possibili per la cura della sclerosi multipla. Per anche una qualità migliore, una durata maggiore della vita, no? Assolutamente, questi pazienti. Sì, assolutamente sì, anche perché consideriamo che sono pazienti giovani, non è una patologia degenerativa che compare a 80 anni o 70 anni. 40 anni, 35-40 anni. No, diciamo anche a 20. Anche a 20. Sì, sì. Sì, 20-40 anni è l'età di insorgenza della patologia, quindi abbiamo una vita davanti, essendo una patologia cronica, e quindi dobbiamo sforzarci di dare la miglior qualità di vita possibile. Sono attività assolutamente meritorie in aiuto a chi ne ha bisogno, quindi complimenti. Ora c'è anche questa campagna che stanno facendo per la sensibilizzazione alla prevenzione, insomma, il dottor Aliquo si muove molto in questo settore. Ora, a proposito di campagne promozionali, ci è arrivato il calendario dei famosi treni storici del gusto. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa con l'amico Lorenzo Lauria di Slow Food. Ecco, questo è l'elenco, ci è stato mandato. Allora, raccontarli è difficile, però vi posso dire che il primo parte il 27 e 28 aprile, si chiama Il treno dei dolci delle feste, poi sono fantasiosi, no? Il secondo, Il treno dei pani votivi e dei formaggi dell'Agrigentino, e parte il 28, quindi 27 e 28 vuol dire fra tre giorni. Ma chi l'ha pubblicizzate queste cose? Sicuramente a lì, magari da dove parte questo? Da Siracusa, e fa sosta a San Biagio Platani, a Sant'Angelo Muxaro, forse lì lo sanno. Però questi treni che 27, 28 e 28 aprile, che vuol dire fra una settimana, ma non ne sa niente nessuno di questo calendario, che è ricco di appuntamenti. 5 maggio, 10 maggio, 11 maggio, 12 maggio, per esempio il 12 maggio ce n'è due: il treno della Fiera del Cavallo e il treno dei sapori del Belice. Siamo sempre così, no? Poi abbiamo il treno dei prodotti identitari delle isole, il treno dei dolci e dei gelati dell'area ionica, il treno dei dolci delle feste di nuovo a Sutero e Favara. Ma come, c'è Ragusa? Ma dov'è Ragusa? Beh, Ragusa non c'è, ve l'abbiamo già detto. Ragusa ci sarà verso il 28 di ottobre, che si fa il treno delle scacce e delle scacci blè del cioccolato modicano, questo è il 27 ottobre, e poi il 3 novembre, e questo me lo devono spiegare come funziona, il treno dei prodotti etnei e iblei, e si ferma a Noto. Io mi chiedo, come ce l'avamo chiesti con il buon Lorenzo Lauria, ma a chi giova questo? Certo, le 100 persone ci vanno, ma io vorrei sapere chi
organizza tutto ciò. A chi è stato l'incarico? Perché la quarantina di treni è una barca di soldi. Una barca di soldi, perché le ferrovie si fanno strapagare per queste cose. Quindi a me piacerebbe sapere, se fosse possibile, leggere la delibera con la quale si istituiscono questi 40 treni dello sfincione e della frutta d'inverno, delle conserve dello Ionio, il treno dei Castelli a Caccamo e a Collesano. Mi piacerebbe sapere a chi è stato affidato e quanto costa questa iniziativa, visto che purtroppo poi alla fine paghiamo noi e dalle nostre parti abbiamo la scaccia e il cioccolato per Senziere, almeno le dividevano. Vabbè, l'ho chiesto a Slow Food di darci questa notizia, vediamo se ce la danno. Per le altre cose lasciamo stare. Io ora, visto che appunto è giovedì santo, vi ripeto, vi faccio sentire la chiacchierata con il professore Gaetano G. Cosentini, antichista, e poi manderemo in onda 5-6 minuti di immagini registrate questa sera in cattedrale con il rito dei sepolcri e della lavanda dei piedi. Bene amici, grazie per la cortese attenzione, seguite i servizi, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Come vedete, pensavo, qua è difficile, eh? Ci capiamo subito. Ci siamo capiti a volo. Abbiamo le prelibatezze pasquali. Quelle che i fratelli teutonici chiamerebbero delicatesse. 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 E le quali, delle quali abbiamo parlato in altre occasioni col professore Gaetano G. Cosentini, l'antichista che è il nostro credito ospite, ma che vediamo se riusciamo a presentare sotto un altro profilo. Tutte queste che hanno ovviamente come componente base quelle che sono le basi del nostro, certo, di quello che è stato il modo di mangiare, ormai oggi è tutto cambiato, ma comunque per centinaia di anni di queste zone, si rifanno ad alcuni elementi che anche questi a loro volta sono presi, credo pari pari, dal mondo greco. Sì. Ricotta, la farina, il miele. Ecco, il miele, aspetta. Allora, il miele. Anche perché dobbiamo fare una micro precisazione. Sì, intanto è 24, ricordo, della sorte. Sì. L'uso dell'agnello era un uso di carne diffusissimo nel mondo antico, che poi il cristianesimo ammanta di altri significati. Era normale. Però sì, era normale. Dobbiamo anche dire che l'agnello, specialmente nella nostra amata terra di Sicilia, aveva avuto una strana commistione, perché ancora prima che arrivassero... Guarda come sono oggi, queste sono le impanate. Ancora prima che arrivassero i fratelli greci nel 754 a.C., qui c'era una grande frequentazione di ebrei e di fenici, più fenici che ebrei, ma erano, essendo cugini di primo grado, l'impulso o le tracce che cominciarono a lasciare furono facilmente assorbiti dagli indigeni e dai greci che arrivarono. Allora, ma l'agnello era comune un po' a tutti, no? Infatti, perché dalle nostre parti, come dicevamo nella puntata precedente, sino all'area del Grecanico in terra pugliese, Basilicata e Tesimilia, l'uso dei turcignuna, sia pure con nomi diversi, non poteva cambiare, perché era un'abitudine talmente radicata che fu facile continuare ad usare, perché non c'era nessuna sforza. Ma perché l'agnello non aveva il problema trasformato in precetto religioso del maiale in certe zone calde? L'agnello stava bene. I potenti mezzi di Telebre ci fanno vedere un classico turcignuna che viene avvolto nella parte del peritoneo e quindi è anche un... Ma prof, mi devi aprire, perché io purtroppo, non mangiando l'agnello, non mangio i turcignuni. Ma dico... No, mi rendo conto, quindi è avvolto nel peritoneo. Sì, perché sono le intelaiature che reggono le viscere. Ora, questo ha un particolare significato gastronomico, perché essendo quelle tracce più compatte a base di grasso, servono per addolcire la cottura, certo, e quindi l'interiore, dove ci sono i cipollotti novelli. Gli levano un poco di afrore particolare. Quello che in dialetto chiamo sul sciubo. Ah, sciubo. Ho capito. E poi alcuni aggiungevano anche il formaggio, che non tutti usano, perché può avere un effetto di sapore aggiunto. Tra l'altro il formaggio, anche se non è che esattamente leggero, mettevo il caciocavallo probabilmente stagionato, deve essere periodo, quello che fila, perché altrimenti non muoce. Certo. Ma come diceva il vecchio Archestato, i siracusani metterebbero il formaggio anche nel vino. È vero. E questa è una
realtà. Questo era siciliano, quindi non era... Ma tu pare che c'è scritto un libro su questo. Tra l'altro. Beh, andiamo avanti. Questo però. Questo qua è uno d'aspetto del consumare la carne di agnello. Poi c'era l'aspetto principe nel senso perché era più appariscente, era l'impanata. Che questa è europea in generale, l'idea. Ma è stato la Lanx. Sì. La nostra tradizione è quella di avere questi due dischi di pasta che si univano e si orlavano. Con il riefico. Con il riefico. Che è una parola bellissima. Che è una parola bellissima di origine araba, anche greca in parte, perché significa ricucire di nuovo. Ora, in questo piatto tradizionale... Questa è impreziosita anche da un ricciolino in alto sul secondo sotto, vedi quella specie di serpentello? No, quello era l'identificativo per qualcuno che non mangiava certe cose. Questo poteva essere identificativo per mettere più pepe, meno formaggio, per chi lo usava. Infatti qua in 200 no. Più prezzemolo, più cipolla, erano gli identificativi. Comunque cipolla, carne d'agnello. Questi erano... Poi, tra l'altro, la superficie veniva abbellita e cromaticamente più efficace perché veniva strofinata con dell'uovo. Questo non so cosa sarebbe, questa cosa là è un'impanata. Questo è come se avesse un rash cutaneo, comunque. Sì, vero. È come si dice, pigliate il forno, leggermente più cotta. Più cotta. Per cui dalla prima immagine lo vedevamo meglio. Raff, come abbiamo detto sempre, tutto questo, al di là del fatto della tradizione e tutto, non potrebbe proprio... quasi una bestemmia essere presentata senza essere accompagnata dal vino adatto, dal vino giusto. Questo era chiaro, perché no, volevo dare il terzo elemento delle nostre mangiate, tra virgolette, che sono i pastizzieri, che sono quella cosa che abbiamo visto. Che è una variante dell'impanata. È una variante dell'impanata che aveva due aspetti. Un tipo di tradizione era quella in cui questi piccoli contenitori di pasta venivano riempiti soltanto con interiore tritato. Un'altra tradizione è quella invece di riempire questi piccoli contenitori, ecco qua. Questi sarebbero anche, li chiamano Tomasini anche. Anche, no, Tomasini con la carne di maiale. Ah, ho capito. Questi venivano riempiti o con interiore tritate e addolcite, tra virgolette, come al solito. Cipolla, eccetera. Cipolla. La cipolla è sovrana comunque. Cipolla deve essere sovrana. Si metteva della mandorla tritata, brustolita o meno. Raffinato. E li chiudevano, alcuni li chiudevano, per esempio nell'area ragusana molti sono chiusi, nell'area modicana invece restano con la boccuccia aperta, ma queste sono tradizioni che non cambiano. Boccuccia aperta tipo la cassatina. Queste per esempio sono con la boccuccia aperta, esatto. Invece nella zona del ragusano si chiudono come se fosse una micro impanata. Sì, ho capito. Però anche in quel modo è come se fosse un'impanata. È lo stesso, solo che a Modica hanno più l'abitudine di farla con l'interiora, mentre noi... con l'interiore non quindi sono, questi sono modicani probabilmente sono modicani, mentre dalle nostre parti si usa la carne tritata di agnello a cui si aggiungeva, visto che noi non siamo islamici, per una questione di addolcimento, un pizzico di maiale e un pizzico di vitello. Questo anche più leggero, questo diciamo era per usare la grande forza, il piatto di resistenza. Poi c'era il dolce pasquale, che generalmente era costituito dalle cosiddette cassatene o dolci di ricotta. Da cui con nappe e nappe. Le cassate di Pasqua. Perché? Perché in effetti se ne facevano poco perché erano di facile consumo. Ecco. Il resto si asciugano leggermente il musetto. Ho capito. Con l'embercif direi gli alboroni. Bellissimo questo. Infatti mi sono sempre chiesto potesse perché venire. Poi tra l'altro questo piatto si realizzava soltanto per Pasqua. Tra l'altro la cassatene è quella che... io ritengo la cassatella principe che ha il limone e la cannella, credo che abbia una matrice araba chiarissima. Evidentemente gli arabi aggiunsero questa caratteristica che per quanto i due elementi fossero conosciuti dai greci, chitron e cinnamon, che poi diventò il citrus, il limone e la cannella, cinnamon, cambiarono sicuramente l'impatto organolettico. Qua ci hanno messo la quantità giusta, che mi piace, la cannella. Oh, tanto è vero che poi, quando abbiamo mandato quel signore a farsi la passeggiata alla Fifth Avenue, pensarono giustamente di inserire la cioccolata e diedero un'ulteriore sfumatura alla faccenda. Questa è diventata spolverata con cacao amaro. Però, secondo me, al di là quel fatto di gusti, con la cioccolata, che va benissimo pure, è più lontana dalla ricetta iniziale. È più lontana dalla ricetta iniziale, però dobbiamo pensare anche un altro fatto, che noi ci accostiamo e ci accomodiamo, esattamente come accade per molti piatti, tipo ampagnucate. Certamente i greci la usavano... Ma fanno tutta Italia quella.
A Bagnoccata. Nel sud si di sicuro. Non confondiamo però a Bagnoccata con gli struffoli, che sono due cose diverse. Ma non lontanissime. Perché a Bagnoccata tipica ragusana non è fritta, ma sì, è cotta nel miele. Perfetto. Invece gli struffoli sono fritti e poi dolci. Lo dicono che è figlio di napoletano, ma dico, tu capisci. Lo diciamo. No, è vero, però il concetto rimane di base. Il concetto, no? Rimane di base. Uguale. Per quei due o tre che non l'avessero saputo. Scusami, la differenza... questo qua comporta che alla fine produce... avevamo, ecco, avevamo anche i rosoli noi per accompagnarli. Certo. Mi pare che tu sei un esperto dei vini vecchi, soprattutto vino vecchio è stagionato, perché il motivo importantissimo di tutti questi bellissimi dolci era che, per esaltarne il valore organolettico, nonostante il vino sia buono, quello che si sposa in maniera perfetta è il vino vecchio. Certo, anche perché il nostro vino vecchio è strong, no? Strong, molto vero, extra strong, perché nonostante ci siano in giro splendidi liquori, il liquore è un conto. Questo è un altro conto. Io parlavo però dei rosoli, non tanto dei... I rosoli, questi si usavano un po' meno a parte. Ah, sì? I rosoli si usavano più che altro come intrattenimenti pomeridiani. Ho capito. Qui a tavola bisognava fare il pieno preciso. E il vino. E non si poteva fare... Quindi uno quando si alzava, barcollava. Tanti fatti, la nostra potente macchina inquadra in bagno... Questi sono struffoli, veramente, perché non ci sono manco le mandorle. Adagiate su foglie di agrumi. Agrumi. Ah, di questi? Queste sono foglie di agrumi. O limone o arancia. Ma prof, ma qua ci riagganciamo alle famose dalmatie greche, anche queste, no? Ma queste sono di squisita origine greca, con la differenza, sempre al solito, che gli arabi dimisero la foglia di limone sotto, perché quando ci arriva il miele caldissimo e questi pezzetti di pasta che sono crepati, come si dice in buona lingua ragusana, hanno tutti questi tagliuzzi, il miele che è caldissimo e ustionante impatta con questa foglia e astrae, certo, il profumo che si incorpora quando raffreddano, che queste si mangiano l'indomani. Cioè, anche perché mangiarle quando c'è il miele, a parte mangiare con sarebbe un'ustione di terzo grado terribile, e poi il sapore è completamente diverso. Sì, sì, no, è vero, questo deve riposare. Riposare, termine ragusano straordinario, è riposare. Che bellissimo. Nella nostra tradizione ragusana si mettevano le mandorle. Perché anche perché c'erano. C'erano e si appiccicavano. Difatti la trafila qual era? Si cuocevano le mandorle nel miele. Quando la mandorla era pronta, si metteva la pasta, i cubetti. Poi, quando tutto era preciso, si insaccavano, si posavano su queste foglie e si lasciavano raffreddare. Gli arabi ci insegnarono anche che bisognava spruzzare sopra della cannella e il sapore si esalta ancora di più. Certo. Allora è una cosa eccezionale. È un profumo. Ma quindi... anche la casa povera in questo periodo alzava un pochino il piede. Alzava il piede, ma oltretutto c'erano degli odori straordinari. Anche perché poi si cominciarono ad usare il garofano, la cannella, il cardamomo, e poi cominciò ad inserirsi quello strano ma straordinario prodotto che era la vaniglia. Quando fai un mix di queste cose... La vaniglia spolo, parecchio dopo, Dobbiamo tutto aspettare oltre la passeggiata, sì, di quel signore che fa la fiftiere. E quindi anche questo è stato un fatto importante. Però, ripeto, la ricetta di base si migliora con tutte queste aggiunte che noi abbiamo potuto trovare attraverso il tempo. E queste erano delle cose irrinunciabili, perché non certo, si poteva fare a meno. Ci mancherebbe. Tant'è vero che in questi pranzi pasquali la grande assente era l'amata pasta. Erano delle rarissime case, mancavano i negozi, mancava la pasta. Non se ne usava, perché d'altra parte, né impanate, né cassatelli, pasta ce n'era ad abbondanza. Sì. Ma mi scusi professore, questo vale per la Pasqua? Sì. Prima della Pasqua abbiamo detto che un giorno strettamente di magro, di quaresima. Di magro, sì, sì. C'erano dei dolci legati alla quaresima? In quaresima non se ne mangiavano, no, dolci. Qualcuno mangiava... Ma i quaresimali cosa sono? I quaresimali sono biscotti che erano così perché si usavano alla fine della quaresima. Ah, ecco, cioè, e col trucco? Col trucco, perché in genere in quella settimana si mangiava un poco più attenzionati e dolci se ne mangiavano di meno. Certamente, una volta che preparavano i biscottini li cominciavano ad assaggiare, certo, anche perché in questo elenco manca quello che era il biscotto ricorrente a Pasqua, a Carnevale e a Natale, che erano i biscotti di mandorla. Sì, va bene. Tiravano sempre fuori. E questa qua possiamo fare non un'università ma una e dobbiamo anche ricordare quella gattopardiana immagine del principe che va al convento di Palma di Montecari e gli offrono i biscotti di mandorla, che sono i biscotti di mandorla Juberalles.
Oh. Ma noi abbiamo, poi noi abbiamo poi vari codi, pubblicatori, cioè tutte le varie cose. Ma noi, un mondo particolare. In questo periodo qualcuno, ma erano molto pochi, usavano i cutumeti. Ma questi oggi sono quasi scomparsi. I cutumeti ormai non, nessuna dolceria prepara queste cose. Non sono con molta tristezza. No, visto i biscottini. Con le, o biscotti di mandorlo o biscotti di pasta con la ciliegina, la pastina da riporto, queste cose. Sì, una pastina da tè. Il cotumello? Il cotumello era un impasto di uovo, farina e ricotta del giorno prima che si friggevano in olio super bollente senza zucchero e si condivano con miele di timo. Buonissimo. Poi sempre con le innovazioni successive si mise la cannella e la cioccolata per chi lo volesse, dopo una spruzzata di zucchero, ma col miele hanno un sapore completamente diverso. Perfetto, professore. Siamo... Questi sono i vecchi bolliti, un fuca parlino, ma... che poi ci sono quelli con il uciovo e senza uciovo. Quello perché è un gusto personale. Quelli sono per quelli i più morbidi, cioè quelli più crudi. Ognuno ama le sue cose. Questo... Questa è la cosa importante, che qui c'erano i semi di anice, che essendo carminativi servivano post pranzo per fare il ruttino tradizionale. Perfetto, ma il discorso di questo tipo di biscotto, comunque dell'acido nel biscotto, anche questo è tutta l'area grecanica del Mediterraneo. Ma non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo la più antica notizia di un pane sacrale offerto a Demetra e ad Artemide, i cosiddetti Melidi, che dal VI secolo sono acclarati nelle nostre zone, e non è cambiato nemmeno il nome. Melidos li chiamavano i greci, Melidi li chiamiamo noi. Benissimo, prof, noi siamo arrivati circa a 14-15 minuti. Abbiamo l'acquolina in bocca. Abbiamo l'acquolina in bocca, ancora una volta mi fa estremamente piacere, con la Settimana Santa abbiamo ripreso, e questo te ne sarò eternamente grato, vita natural durante ed oltre, del fatto che tu... Usque ad definem, a raccontarci, oggi, quest'anno l'abbiamo presa... Ecco, i biscottini di mandorla... Almeno nella prima parte, in un modo un po' diverso, per chiudere, ovviamente oltre agli auguri, questo qui è normale, in questa... E poi invitiamo tutti a frequentare... Abbiamo parlato di vino e tutto, l'ultima però brevissima domanda... rifacciamoci a un po' di tempo fa, la famiglia che non si poteva permettere il caffè, che cosa era? Si beveva, tu mi hai sempre parlato, com'era, zanfarro, cos'era quello? Si faceva uno zanfarro con le carrube, ecco. Era un ottimo surrogato, sicuramente più forte di sapore del caffè d'orzo, perché aveva anche un vantaggio: non c'era bisogno di usare lo zucchero, perché era già dolce di per sé. Ed era un prodotto molto semplice e a bassissimo costo. Quindi, che tra l'altro ora la dietetica e la medicina... Allora sta rivalutando, ma non ha rivalutato solo questo, ha rivalutato... Hanno scoperto per che cui, diciamo, è una bellissima forma di lavaggio dei villi intestinali ed è risolvente per tante attività. E allora diciamo che facciamo finta di essere stati, grazie al professore Gaetano Giuputo Cosentini, e ci chiudiamo nella Ragusa, questo Rosolio, ecco, di vino di circa 150-160 anni fa, nel periodo della Pasqua, e rifacendo gli auguri vi auguriamo buon appetito. Addirittura c'è proprio a zanfarro, ecco zanfarro. Quindi abbiamo viaggiato carrube e viaggiato. Quello è un budino con zanfarro e la mandorla, prodotti speciali, bisognerebbe far capire a tanti gente, strettissimamente nostrani. Di un areale molto ristretto. Di un areale. Detto questo, è bene, quindi mi auguro che questo qui sia servito a ricordare qualche cosa di un mondo che per una serie di motivi non c'è più, o quasi non c'è più, che comunque aveva una infinità di cose migliori di quello che noi oggi pensiamo. Grazie al professore Cosentini. E prima di salutarvi, a proposito di passato e presente, ricordiamo il vecchio Tacito, è cosa nostra, quindi la perfida Albione non c'entra. Presenza sequi, cioè presenza... Preterita mirare, presenza segui. Ammirare il passato, seguire il presente. Grazie e vi saluto. Saluti a voi e buona Pasqua. Questa è Teleiblea. A Ragusa, i vini sfusi siciliani e nazionali, sia rossi che bianchi, sono solo da Vini Olindo, in via di Vittorio 116. Da più di 30 anni Vini Olindo soddisfa la clientela più esigente con oltre 1000 etichette di vini imbottigliati siciliani e nazionali, i migliori distillati e le bollicine delle aziende più prestigiose italiane ed estere. E non mancano i prodotti tipici della nostra terra. E ultima novità, da Vini Olindo le birre artigianali siciliane con vari gusti e gradazioni in grado di soddisfare i palati più esigenti. Venite a trovarci!
Vi aspettiamo in via di Vittorio 116 a Ragusa, telefono 0932 62 33 11. E ricordate, il vostro regalo lo spediamo dove volete, a Ragusa è gratis. Abbiano soltanto lo cielo! Sabato 27 alle ore 21 e domenica 28 aprile alle ore 18 presso il Teatro Marcello Perracchio di Ragusa, la compagnia Centro Teatro Studi presenterà lo spettacolo 900 di Alessandro Baricco con una vertiginosa performance di Giuseppe Ferlito, regia di Franco Giorgio. Prevendita su Piantina presso Agenzia Viaggi e Rea Tours in via Risorgimento 4, Ragusa. Vi aspettiamo. Palchi diversi, il 26 e 27 aprile alle ore 21, il 28 aprile domenica alle ore 19 al Teatro Ideal di Piazza Libertà, andrà in scena con l'associazione Naufragarme Dolce di Roma La Virtù di Checchina con il bravissimo talentuoso William Ansaldi, tratto dal romanzo di Matilde Serao. Attraverso un'interpretazione bizzarra che induce alla risata, una carrellata di voci, duetti, azioni, non perdetelo e prenotate da Bedda Maci in via Coffa 0932 22 87 45. Thank you.
Questa è Teleiblea.